rarità e curiosità a Matera grazie alla scuderia Ferrari Club di Bari, che sta promuovendo in questo weekend il raduno degli esemplari più significativi della produzione degli ultimi anni della casa di Maranello. Circa 30 tra le più belle auto del celebre cavallino rampante in esposizione in piazza Vittorio Veneto, possibilità per i numerosi curiosi ed appassionati di motori di toccare con mano degli autentici gioiellini. Ed il cavallino rampante batte anche il tempo incerto. Siamo rimasti veramente molto contenti dell'accoglienza che abbiamo avuto, siamo arrivati con le macchine, siamo stati sommersi letteralmente dalla folla che ha apprezzato moltissimo queste splendide macchine e credo si divertirà tantissimo in questi giorni a provare a cambiare le gomme di una Ferrari Formula 1. Abbiamo la possibilità di avere un ex della Formula 1 che ha gestito ed è stato in Formula 1, quindi sa il fatto suo su queste auto. In piena piazza anche la Ferrari F2 del 2002 con cui Michael Schumacher vinse il campionato di Formula 1. Tra le iniziative proposte, una prova cronometrata di pit stop a squadre con il cambio gomme alla Ferrari del campione Schumacher, alla presenza di Giulio Ciceri, tecnico della Ferrari proprio in quegli anni. Un augurio lo facciamo a Michael e a lui speriamo che questo Gran Premio lo vinca come ha sempre vinto i Gran Premi e si risvegli in fretta. Io sono stato suo e gli ho portato al 45esimo compleanno una tabella fatta da me con scritto per noi rimani sempre il migliore, quindi simply the best, che poi tradotto in italiano vedrai che ce la farà comunque, ce la fa perché è un guerriero, io l'ho conosciuto guerriero e avete visto anche voi quanti mondiali ha vinto, quindi una splendida rosa. Nel paddock ferrarista figurano una potente 599 F1 di 12 cilindri, personalizzata, nera in fibra di carbonio, la Ferrari 612 scaglietti, la testa rossa e la 458. Ed è proprio la 599 F1 la più fotografata ed ammirata, il bolide nero è di proprietà di Toni Camassa, campione italiano 2009 del trofeo Ferrari Club e delegato Ferrari Club Italia. Una macchina particolare, ha tanti cavalli, è abbastanza cattiva nell'apparenza, in realtà c'è pure un motore 12 cilindri, è una bella macchina, sì, è una 599 HGTE molto personalizzata. Le Ferrari, da ieri in piazza, questa mattina hanno proposto evoluzioni in pista al cartodromo della Palomba, mentre domani mattina i ferraristi, sempre in piazza a partire dalle 9.30, porteranno a bordo i giovani disabili.